qui oggi con il grande Torino Cuozzo. Ciao a tutti da Torino Cuozzo. Iscrivetevi al mio canale di YouTube, faccio piccola pubblicità, il conoscitore italiano, mi raccomando. Oggi sono qui con il grande Torino e lo ringrazio per avermi dato la possibilità di essere qui, cioè che sei venuto qui a trovarmi. Io mi sono venuto perché io sono il suo 36esimo compleanno. Compleanno, esatto. Mi ha dato le orecchie. Vai, tranquillo, fai pure. Poi si consolgo, io e lui si consolgo dal 3 a marzo 2008. Quindi. E niente ragazzi, io devo dire che sta andando bene la giornata. Un bel oggi il sole devo dire che picchia. Non fa freddo perché alla fine la mattina faceva freddo, stamattina presto. Io mi sono un cappotto leggerino rispetto al cappotto quello normale. Dopo la crepa pelata, perché fa un po' caldino. Si è coperto bene Antonio con Torino Corso, ha fatto bene a coprirsi perché non faceva. A Castiglio c'era una bella nebbia, poi abbiamo preso anche il percorso anche della nebbia, poi siamo qua a Roma, bel tempo. Speriamo che regge, perché la pioggia mi porta noia. E malinconia. Sta piacendo stare in compagnia mia? Grande. Ma certo. Poi dopo voglio fare così, oltre a questo video, con le consigli che ho fatto con l'angelo del discorso, poi mi manderà lui per email. Tramite oggi.com o Virgilio, oppure tramite qualsiasi tipo di programma. Cioè, sì. Poi faccio il montaggio qui e lo carico. E voglio fare appello a tutti, è questo, se me lo permetti. Ma certo, utilizzate sempre, mi raccomando, quando uscite di casa in macchina, la massima prudenza, non bevete, 2 minuti poi parli, non bevete alcolici, mi raccomando, perché ci sono un sacco di stragi che arrivano ogni giorno di persone che perdono la vita per colpa del fumo, ma soprattutto anche di stupefacenti, quindi consiglio, Daleandro. Non bevete, se vi mettete alla guida, non fumate, non vi drogate, abolite gli stupefacenti perché vi rovina solo la vita. Mi raccomando anche le cinture di sicurezza. Sempre. Non parlate col cellulare, non parlate col cellulare di guidare perché sennò un secondo di distrazione potete trovare la morte. È fatale. Lo dicono anche le forze dell'ordine quando vanno interviste per televisione. Bravo Antonio. Io vi dico la verità, se devo guidare la macchina, la bottiglia d'acqua al massimo. Mi porto perché è pericoloso. Un'altra cosa, non guidare come tolleranza sotto alcolici, droghe, eccetera, e soprattutto non guidare con lo stomaco pieno perché non si sente più male. Stomaco sì, però deve essere sazi. Bravo. Una cosa importante che voglio aggiungere è questa: oltre a tutto quello che ha detto io e l'amico Torino Cuozzo, fate sempre attenzione ai pedoni. Quando un pedone, caro Torino, sta sulla strada, anche se sta fuori dalle strisce, ha sempre lui la precedenza. Fatelo passare, non andate là, tanto voglio correre, vuoi farmi una corsa. E attenzione ai ciclisti, che sono pericolosi. E monopattini pure, perché pure a Roma, anche in città piccole, anche più grandi, ci sono i monopattini. Fategli passare, attenzione, non date, dice, date per scontato, tanto andate tutto bene, no. Utilizzate la massima prudenza. Io intanto ho fatto questo video che poi verrà montato a casa con un programma apposito, con le foto, poi devo passare il video che ho fatto con lui dell'intervista, dove ho parlato delle donne del mondo dello spettacolo, e voglio anche aggiungere altre cose sul mondo dello spettacolo, sembra sì con la mia costruzione italiana. Ci sono programmi purtroppo per televisione che non mi piacciono. Mi dispiace nel mezzo senso che butto milioni di euro per Grande Fratello, come si chiama, Tennessee Island, l'isola famosa, eccetera eccetera, uomini e donne. Io sono in base con la mia costruzione italiana parlo, ma io credo che ci stanno in Africa che hanno più bisogno di noi. Bravo. A quelle persone, i bambini che hanno la pancia vuota, non riescono a mangiare, togliete il canone d'aria perché è una testa assurda, speriamo che viene tolto perché adesso si paga sopra la bolletta della luce. Bravo. 10 mesi su 12. Corretto. Quindi è qualcosa di Renzi di stare idea, non so per quale motivo. Ma soprattutto investiamo sulla ricerca, Danino. Antonio. Non solo. La ricerca di AIDS, HIV, gonorrea e i tumori. Oggi si muore di tumore al seno. Bisogna avere, portare la pace, niente guerre e soprattutto solidarietà per le persone che sono morte in Turchia e in Siria per il terremoto. E ieri mattina, 23 di febbraio 2023, da Castiglio sono partiti 2 tir, non so quante tonnellate di cibi, coperte, eccetera, eccetera, col vescovo, un diacono e il nostro sacerdote, direzione Turchia, con l'aereo. Quindi
anche questo è solidarietà. Perché, oppure aspetta un attimo Leandro, oppure durante le giorni della giornata del malato, 11 di febbraio, si sono raccolti i soldi alla chiesa del Monte Cassino, tramite le boccette di la Madre Lourdes, le coroncine del Rosario, tutto per beneficenza, le offerte tutto per beneficenza. Io, con tanto di cappello, ci ho messo 20 euro, perché mi sono sentito sia per una messa che per quella cosa che sto gettini, perché mi sono sentito di aiutare queste persone più disagiate, più povere di noi, e soprattutto più sfortunate di noi, perché adesso loro non sanno più qual è la loro dignità, non sanno dormire, non sanno mangiare, non sanno come curarsi. Riflettiamoci gente, mettiamoci a mano sul cuore. Io adesso continuo ancora a fare il video con le foto, ma quando vi arrivo a fare il video suo, lo unirò a questo, e buona visione a tutti quanti, e alla prossima. Ciao Andrea Pozzo, e ci vediamo. Da Leandro, e l'ultima cosa, due secondi, ed è questa. Utilizzate il web, ultimo appello a tutti, col cervello, non fate cose illegali, non vi create i profili falsi, non vi sostituite. Ma tu lo sai la cosa, Leandro, che sta facendo adesso? Lo sposo di moda, ti faccio i tagli qua in faccia. Che credi? Secondo me sono cretini. Parlo per il secondo il 21esimo articolo della Costituzione italiana. Secondo me chi fa una cosa del genere, la mia opinione, è un sbagliata, cioè non si possono fare cose del genere, ragazzi. Vivete la vita senza lesionare. Ricordatevi, usate sempre le cinture di sicurezza, non usare l'alcol, non usare droghe. Se voi volete ubriacarvi, trovate uno che vi accompagna a casa indenne, e soprattutto cercare di sentire ciò che dicono la televisione, i consigli del dottore, i consigli ai genitori, perché molte famiglie sono scoppiate, un po' per colpa loro, che non hanno saputo dare educazione ai figli, perché non hanno avuto costruzione italiana, un po' la scuola. Ve lo dice qualcuno che si era diplomato oltre 30 anni fa e sta con i piedi per terra. Poi vi spiegherò altro nei prossimi video. Grazie a tutti da Leandro e dal grande... Continuiamo a fare i video, questo mio viaggio a Roma, poi insomma le foto, non appena possibile, mi mando il video suo, sì, lo carico, lo dico a questo e lo pubblico. Chiedo scusa se i video arrivano in ritardo, ma ho 10 o 12 video arretrati rispetto a questo, sono tantissimi, perché io faccio su tanti video, conferenze, messe con vescovo, veste varie, veste d'azione cattolica, cioè ci stanno tanti, viaggio qua con Leandro a Roma, quindi i video più disparati che ho fatto, però tutti i video culturali, che meglio visione, mi piace, commenti con educazione rispetto. Adesso vi saluto, poi continuo a fare il video e ci vediamo prossimamente a Cassino con la mia pagina Facebook e YouTube. Ciao a tutti quanti, ciao. Ciao ragazzi, buona giornata.